La graticola della vergogna di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Siamo all'interno del Museo Guerrieri Artigiani di Pomarance, dove tra poco verrà presentato l'ultimo libro di Bruno Niccolini, La vendetta di Graticola. Sono insieme a Bruno Niccolini, autore di questo libro veramente curioso. Ma che cos'è La vendetta di Graticola? Penso di poterlo spiegare in poche parole. Sì. Io sono vegetariano da oltre 25 anni. Nel nostro mondo consumano la bellezza di 50-60 miliardi di animali, vengono ammazzati ogni anno. Ma non è solo il consumo della carne, è l'uso degli animali che viene fatto in maniera veramente sconsiderata. Parliamo dell'allevamento dei polli, perché broiler è il significato di graticola, la traduzione letterale di graticola. Allora, questo pollo viene chiamato così perché già nel nome gli è predestinata la sua sorte, lui deve servire a finire sulla gratella, sulla graticola. Capito? Allora ne vengono niente allevati, diciamo, in capannoni che sono una vergogna, insomma. Sono insieme alla presidente dell'Officina Rolandi, promotore dell'ultima fatica letteraria di Bruno Niccolini. Perché avete abbracciato questa iniziativa? Ma noi intanto due parole su Officina Rolandi, che è un'associazione con sede a Pomarance, che è nata dalla volontà di alcuni amici di Piera Rolandi di continuare a trasmettere il grande amore che questa nostra cara amica aveva per il nostro territorio e soprattutto il tentativo che lei ha fatto di regalarci cultura, di regalarci momenti veramente stimolanti. Noi con questo spirito via via organizziamo queste iniziative. Particolarmente piacevole è stato abbracciare l'iniziativa nei confronti di Bruno Niccolini. Non a caso l'abbiamo chiamata Incontro con Bruno Niccolini, uno di noi. Un'occasione, quella della presentazione del suo libro, di conoscere Bruno Niccolini attraverso la voce dei suoi amici. È un buono, un giusto e sullo stile francescano. Noi l'abbiamo definito una colonna portante del pacifismo locale. Un poeta? Ma questo non è un aggettivo. Presente, assolutamente presente a Volterra in questo territorio. La vivisezione è un bubbone della scienza, non è affatto vero ed è dimostrato in tantissimi modi ormai che invece di favorire rallenta la ricerca scientifica.